è la tattica migliore da usare su assedio con Penny. Avete visto? Adesso io ripiazzo di nuovo la ulti e loro saranno distratti o dalla mia ulti o dal robottone, e non potranno fare tutte e due le cose, quindi da qualcosa saranno distratti sicuro, sicuro, sicuro. Fantastico. Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Brawl Stars. Avete visto che finalmente abbiamo raggiunto i 3000 trofei. Abbiamo raggiunto i 3000 trofei e finalmente possiamo sbloccare questo nuovo brawler chiamato Boo. Si chiama proprio Boo. E riceviamo anche un premio stagionale di 100 gettoni quando riscattiamo questo bellissimo regalo. Questa cosa non la facciamo adesso, ma la facciamo nel prossimo episodio, perché oggi in questo video apriremo un paio di casse e cercheremo di vedere se riusciamo a trovare qualche leggendario. Non apriremo tutte le casse perché voglio fare un doppio episodio e voglio farvelo uscire tipo uno dopo l'altro, se riesco. Se ce la faccio faremo proprio così, perché questa serie vi sta piacendo veramente tantissimo. In qualche modo vi voglio ringraziare, perché ogni volta che raggiungiamo i 3000 mi piace, sapete che io carico, comincio a registrare un prossimo episodio. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti, così non vi perdete questa bellissima serie di Brawl Stars, dove non stiamo shoppando neanche un soldino, e quindi tutti i brawlers che abbiamo trovato li abbiamo trovati gratuitamente. Quindi non vedo l'ora di trovare qualche bellissimo leggendario, perché ormai riscattando questo brawler qui che si sbloccava ai 3000 trofei non mi mancherà più niente, mi mancheranno solo i 3 leggendari e Eugenio. Poi vabbè, fra un po' aggiungeranno anche Carle, e però comunque per adesso non mi mancherà più niente, quindi dovrò semplicemente aprire tantissime casse per trovare tanti bellissimi brawlers. Adesso andiamo a farci un paio di arrafagemme, perché mi diverto tantissimo a giocare Penny, perché l'ho sbloccata da un paio di giorni e mi sto divertendo tantissimo con Penny, perché è veramente divertentissimo il suo colpo che rimbalza di continuo e fa dei danni pazzeschi. Se su arrafagemme vengono in fila li ammazzi tutti in 2 secondi. Se vorreste che continuasse questa serie, scrivetemelo nei commenti, ditemi nei commenti se state ancora trovando dei leggendari, ditemi quante ceste avete aperto per trovare un leggendario, perché io voglio trovare un leggendario, solo che non capisco quante ceste debba aprire. Spero di trovarlo il prima possibile, perché nelle ultime settimane avete visto che abbiamo trovato tantissimi brawlers mitici, e quindi sono già contentissimo così, perché abbiamo trovato tipo il nostro preferito che è Tara, e quindi poi abbiamo trovato Mortis, e quindi sono molto molto felice. Niente, adesso andiamo a farci un paio di arrafagemme e dopo apriamo tantissime bellissime casse. Siamo in questa primissima arrafagemme, dall'altra parte ci sono dei brawlers veramente fortissimi, dei tank. Allora vediamo se arrivano in fila, perché se arrivano in fila noi cominciamo veramente benissimo. Beh, arriveranno in fila. Ciao, ecco perché. Ciao, mi ero dimenticato che Mortis poteva tipo avvicinarsi velocemente. Comunque questo qua tipo è morto, sicuro sicuro. Adesso andiamo subito a piazzare la nostra bellissima ultima, piazziamo tipo qua dietro, così tipo può già ad aiutarci, e così così quelli non possono mai stare fermi, perché se stanno fermi vengono ammazzati in 2 secondi. Perfetto, c'è questo buco che comunque mi insegue, non capisco il perché ma mi sta seguendo. Vabbè, è andato a distruggere la mia ulti, non è un problema che tanto la posso ripiazzare dall'altra parte, e nel frattempo posso vedere cosa posso fare. Qui c'è qualcuno, lo sapevo, sapevo che qua c'era coso, sapevo che qui c'era Mortis. Vediamo se tipo i miei compagni di squadra riescono a fare qualcosa. Sì, perfetto, e la mia ulti è ancora funzionante, cioè è ancora lì che sta funzionando. Perfetto, quindi possiamo tipo continuare a distruggere le persone. Infatti la mia ulti sta ancora funzionando, perfetto così. Mortis si è avvicinato ai miei compagni di squadra. Wow, non ci posso credere, sta facendo un casino pazzesco sto Mortis. Aiuto, vieni qua Nita, vieni Nita qua subito. Stai attenta. Sì, ammazziamo questo e poi piazziamo la ulti. Perfetto, l'orso lo distrugge. Tanto si bloccava in continuazione, mi sa che è di quelli che tipo non riesce a giocare col telefono perché si blocca di continuo. Adesso qui sapete che faccio? Faccio un attacco rimbalzato e li ammazzo tutti. E vabbè, a parte che tipo adesso è arrivato da me, non ci posso credere. Per fortuna che comunque possiamo vincere, perché loro tengono 10 cristalli. Bull non poteva fare proprio niente per fermarci, non poteva fare proprio niente, e li abbiamo distrutti. Abbiamo vinto questa primissima arrafagemme con Penny. Nuova fantastica partita, abbiamo contro tipo Frank, e abbiamo il corvo, e abbiamo Shelly. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. L'importante è che vengono in ordine. Se vengono in ordine noi possiamo partire benissimo. Wow, sì, sono venuti in ordine. Sono venuti in ordine alla grande. Piazzo subito la ulti, così cominciamo subito a dargli fastidio a questi, e non possono fare niente. Aspettiamo che si tolga tipo l'invincibilità e cominciamo ad attaccarli con il colpo rimbalzato. Bombe! Cosa vuole fare il corvo? Vuole per forza scontrarsi contro di me. Il corvo le prende da me, sicuro sicuro che tipo le prende da me. Mamma mia che botta che si è preso. Però aspettate, i miei compagni di squadra qua stanno morendo. Ok, tipo sono morti tutti. Adesso questo cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Si è fatto ammazzare da Colt con la ulti. Perfetto così. Questo qua c'ha la ulti, mi sa che la usa fra poco. No, sta andando tipo a distruggere la mia ulti. È interessante. Ci ha ripensato. No! Oddio!
Non l'avevo visto. Mamma mia, se mi ha fregato. Per fortuna che non portavo con me tanti cristalli, perché sennò avremmo sicuramente perso. Ho sbagliato alla grande. Non me l'aspettavo sinceramente questo coso. Non me l'aspettavo questo colpo. Perfetto, quella ulti la va a distruggere, quindi la piazzo di qua. E quindi posso ammazzare questo Franky e posso difendere i miei compagni di squadra. Che botta che si è preso dalla principessa. Si è preso una botta potentissima. Sì, fantastico. Faccio da scudo umano, così i miei compagni di squadra non muoiono. E nel frattempo possiamo vincere questa partita. Ce la facciamo. Frank si stava per avvicinare e avrebbe distrutto i miei compagni di squadra, ma per fortuna che abbiamo vinto. Colt se l'ha giocata veramente molto molto bene. Un'altra bellissima Rafa Gemme. Vedo che dall'altra parte c'è tipo Tara e c'è Pam. Allora, l'importante è, come sempre, può esserci di tutto. Può esserci anche tipo Iron Man dall'altra parte. Ma se tipo vengono tutti in fila, io li distruggo subito. Wow! La martellata me la prendevo sicuro. E poi se stavo lì, secondo me mi facevo prendere dai colpi di Pam. Ok, questi qua sono più forti. Questi sono più forti. Quindi ricarichiamoci subito la ulti, così possiamo fare qualcosa di interessante. Ok, qua. Oddio mio. Oddio, quello lì è stato furbo. Mamma mia, che casino. Ci hanno spaccato. Ci hanno distrutto in tutti i modi. Adesso dobbiamo cercare in qualche modo di recuperare. Dobbiamo recuperare. Ma che cacchio? Ma questo qua fa da ulti, fa. Rimane nascosto e poi ci ammazza. A tanto tipo adesso c'ha pochissima vita. Dovrei comunque piazzare tipo la mia ulti, perché devo in qualche modo piazzarla e cercare di vedere che cosa riesco a fare. Perfetto. Sì, hanno perso tutti i cristalli. E adesso quello lì vuole tipo ultarci sicuro sicuro. Per fortuna che c'è anche la mia ulti, che sta facendo un po' di danni. E poi c'è anche la ulti di Bo. Perfetto, ci sono veramente tanti colpi. Fantastico. Adesso io scappo via. Non ce l'ho fatta. Comunque non avevo cristalli. L'importante è che tipo Bo non muoia, perché sta portando con sé tutti i cristalli. Abbiamo la nostra ulti che comunque sta facendo tanti danni, perché tipo loro non possono avvicinarsi. E ciao. Mamma mia. Attenzione. Sì. Perfetto così. Adesso noi facciamo tipo tutto il giro, perché tipo io sto portando con me 9 cristalli. Ecco, faccio tutto il giro tondo. Perfetto, ho fatto tutto il giro tondo. Adesso posso scappare, credo. Solo che non deve morire Bo, perché se muore Bo tipo ritorniamo tutto tipo dal punto a capo. Frank tipo è super agitato. Ha usato subito la ulti perché sapeva che non poteva più fare niente. Li abbiamo uccisi, anche se tipo all'inizio ci avevano proprio distrutto. Erano partiti benissimo e quindi potevano vincere. Però abbiamo vinto noi. Finalmente hanno aggiunto la modalità assedio. Mancava pochissimo e finalmente ho scoperto che hanno aggiunto la modalità assedio. Quindi possiamo anche adesso fare delle assedio senza continuare a fare le arraffa gemme, perché anche questa modalità è super divertente. Allora, abbiamo ucciso quello. Abbiamo preso l'ingranaggio. Non lo so, qua però stanno tipo cercando di ammazzarci per prendersi l'ultimo ingranaggio. Ok, forse adesso qua posso prenderlo. Ok, adesso scappiamo via subito. Oddio, no! Cacchio! Non ci credo, sono morto. Vabbè, Anita era ovvio che ci ammazzava. Il terzo ingranaggio comunque l'abbiamo perso. Ma perché andiamo così? Perché facciamo così? No, forse l'abbiamo preso. Alla fine siamo riusciti a prenderlo. Però uno Anita l'ha preso di ingranaggio. Quindi adesso, che cacchio, piazzo la ulti da questa parte. A parte che io con Penny dovrei piazzare la ulti da loro e cominciare da dargli fastidio senza aver fatto neanche il robottone. Perché io posso fare sta cosa. Ma mi sa che adesso facciamo così. Tanto adesso abbiamo costruito il robot. E nel frattempo li andiamo ad indebolire. E carico anche la mia ulti. Carico anche la mia ulti, perfetto. E la piazzo proprio da questa parte. Sì. E nel frattempo distraggo tipo Brocco così via. E i miei compagni di squadra possono tartassare la torre finale, la torre nemica. E noi possiamo vincere. Sì. Avete visto la tattica per usare Penny? E fare questa cosa qua, piazzare la ulti a destra. E vedete che Brock si è del tutto distratto e non sapeva proprio che cosa fare. E i suoi compagni di squadra non potevano proteggere da soli la torre. E quindi, grazie a questa tattica, abbiamo vinto questa primissima assedio. Sto rigiocando con la stessa squadra. E quindi voglio vedere se riusciamo a giocare bene anche questo assedio. Non lo so, Jessie comunque non mi sembrava tanto brava. O forse era brava, non lo so. Comunque questi qua mi sembrano due amici, quindi, che stanno giocando insieme. Quindi forse va bene così, giocare con due amici. Così possiamo giocare con due premade che giocano bene e giocano di tattica invece di giocare a caso. Perché se tipo giocate con persone a caso, seguono tattiche casuali, non sapete che cosa fanno. E quindi è un casino. Perfetto, da una parte hanno Penny anche loro. Però se tipo ce la giochiamo bene e facciamo questa tattica qui, che piazziamo noi direttamente la ulti dall'altra parte, forse riusciamo ad
ad essere una penny migliore. Perché guardate, adesso io piazzo subito qua la ulti e la ulti comincerà ad attaccare la torre nemica. Guardate su in alto a destra le percentuali che si abbassano. Perfetto, avete visto, in questo modo ce la giochiamo benissimo. Ok, e nel frattempo adesso ci prendiamo anche gli ingranaggi. È la tattica migliore da usare su assedio con Penny. Avete visto, adesso io ripiazzo di nuovo la ulti e loro saranno distratti o dalla mia ulti o dal robottone, e non potranno fare tutte e due le cose, quindi da qualcosa saranno distratti sicuro. Fantastico, cominciamo a proseguire, ammazziamo quel pocio così non ricarica la vita ai suoi compagni di squadra, e poi facciamo rimbalzare l'attacco. Benissimo, bene così. Avete visto che abbiamo fatto un mucchio di danni alla torre. Secondo me la distruggiamo del tutto. Manca pochissimo, 4%. Wow, avete visto? Dopo questo episodio, dopo queste partite di assedio, cercheremo di aprire metà casse di quelle che abbiamo, perché le altre le voglio tenere per il prossimo episodio, dove troveremo tipo, dove apriremo il brawler bro, cioè Bow, e cercheremo di utilizzarlo, e quindi faremo metà e metà, se ce la facciamo. Ok, attenzione. Attenzione, qua poteva uccidermi. Allora, sapete che faccio? Quasi vado direttamente dalla base nemica e faccio, metto la ulti. Vabbè, tanto Jesse si sta avvicinando, perché tanto li possiamo distruggere anche se lo costruisco un robottone. Noi abbiamo vinto comunque, secondo me. Infatti, potevo anche piazzare la ulti, o potevo anche fare qualcos'altro che avremmo sicuramente vinto. Infatti, questa è la squadra di prima, e abbiamo giocato benissimo anche la seconda partita. Ora che abbiamo completato queste fantastiche partite, possiamo adesso cercare di aprire un paio di casse, e poi le prossime le terremo nel prossimo episodio. Vediamo adesso, cerchiamo subito di aprire un paio di casse. Vediamo un po' se abbiamo fortuna nelle prime casse, perché di solito quando trovavo dei brawlers li trovavo anche nelle prime casse. Quindi se dovessi trovare qualcosa potrei trovarlo anche adesso. Abbiamo tipo trovato un paio di gemme per ora, semplicemente quello. Questa è tipo la terza cassa. Poi apriamoci tipo la quarta e niente. Vediamo se tipo nella quinta troviamo qualcosa. No, apriamo tipo la sesta e poi la settima, e poi mi sa che ci fermiamo così. E teniamo le altre casse nel prossimo episodio. Oh, che peccato. E niente, queste casse le apriremo nel prossimo episodio e vedremo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Raggiungiamo i 3000 mi piace per un prossimo fantastico video. Iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti. E ci vediamo al prossimo episodio di Brawl Stars. Ciao ciao.